Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo al capitolo 17, dal versetto 1 e seguenti, leggiamo: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». Gesù salì sul monte Tabor e fu trasfigurato davanti ai discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni, trasfigurato da Dio. È lui che opera tale prodigio, tale meraviglia nella umanità di Gesù. Un Gesù incredibilmente nuovo. L'Evangelista sottolinea la sua luminosità. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. È la gloria di Dio, cioè la pienezza traboccante della vita di Dio che rifulge sul volto e su tutta la persona di Gesù. È la gloria segreta di Gesù, quella vitalità infinita, quel fascino, quello splendore divino che abitualmente si nascondeva sotto l'umanità comune e che ora trapela, anzi esplode all'esterno, seppure per un attimo. I discepoli rimangono letteralmente inchiodati, estasiati da tanta bellezza, chiedono di fare tre capanne e di rimanere lì. In questo scenario si ode la voce di Dio Padre: «Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». È Gesù la parola definitiva, è lui che va ascoltato. La trasfigurazione aiuta i discepoli e anche noi a capire che la passione di Cristo è un mistero di sofferenza, ma è soprattutto un dono di amore infinito da parte di Gesù. L'evento di Gesù che si trasfigura sul monte ci fa comprendere meglio anche la risurrezione. Per capire il mistero della croce è necessario saper in anticipo che colui che soffre è glorificato. Non è solamente un uomo, ma egli è il Figlio di Dio che con il suo amore fedele fino alla morte ci ha salvati. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.